Buonasera signora, una domanda per Abri Magnifica. Siamo qui insomma per festeggiare un po' questo evento, ma anche per questi VIP che sono presenti oggi in maniera eccezionale ovviamente. Lei come ha scoperto questa iniziativa? Mia figlia che è su Instagram, lei si è informata e quindi siamo venuti qui stamattina alle 9 più o meno. Le aspettative quindi sono state colmate tutte, insomma, quello che si aspettava alla fine è riuscito a trovare. Valeria, che è arrivata in questo momento. Sì, Fabrizio, abbiamo visto lì sulla spiaggia. Sì, Fabrizio Corona. Grazie e buon divertimento. Amo la Calabria, amo il mare della Calabria, amo i calabresi e amo l'accoglienza che mi fanno sempre. Io sono stata battezzata artisticamente da un calabrese che è Nini Pingitore, che ancora ringrazio, e quindi per me qui è casa e quindi mi riservano sempre un'accoglienza incredibile, quindi grazie, baci stellari a tutti. È uscito il mio nuovo pezzo, Baci Stellari Besame, che è già una hit, un successo, e quindi grazie, ballatelo tutti, Baci Stellari. Riguardo le nuove avventure televisive, c'è qualche novità? No, adesso a settembre, c'ho degli eventi legati al pezzo musicale, ma per settembre. Va bene, grazie e benvenuta di nuovo, arrivederci. Ogni cosa che si fa qua nella nostra terra è sempre ben accetta, perché insomma ci fa vedere delle cose che noi non siamo abituati a vedere, tant'è vero che siamo un po' emozionati, io non tanto, però i bambini, insomma, è una bella realtà. Noi ci tiene nella nostra terra, senza andare a Rimini, senza nulla togliere, però insomma abbiamo un mare che ne merita. Lo facciamo conoscere anche alle persone un po' più famose. Allora, intanto benvenuto a Catanzaro, benvenuto a questa manifestazione. Qualche pensiero riguardo i calabresi, soprattutto i catanzaresi, l'accoglienza immagino sia stata abbastanza... Stupenda, come tutti i meridionali, sempre. Il mare è bellissimo, non pensavo fosse così bello, è veramente, veramente bello. È una terra bellissima, però da un punto di vista del turismo, ma anche parlo di un certo tipo di ambiente, è un posto che ancora è molto florido di tantissime anche attività imprenditoriali, quindi bisogna sviluppare questi posti che sono veramente belli. Visto la giornata, che è un po' eccezionale, visto i VIP che sono venuti a trovarci, cosa ha pensato, diciamo, di un'organizzazione di questo genere? È da rifare magari? Allora, sicuramente è da rifare, perché comunque in questa costa non è conosciuta da tante persone, quindi magari anche è uno spunto nei social per far vedere questo posto, che lascia stare che oggi, diciamo, il mare è un po' agitato, però è una bellissima parte. Però ci sono pochi giovani, come sempre, quindi queste cose un poco mi dispiace, perché io ho 30 anni, quindi avrei voluto vedere un coinvolgimento di più gente, però comunque è abbastanza carino come situazione. Allora, intanto la ringrazio per la disponibilità, qualche frase, diciamo, per Calabria Magnifica, visto l'eccezionalità, diciamo, dell'evento. E questa festa così bella, insomma, colorata, cosa significa poi alla fine per questo territorio, per la Calabria, per i calabresi? Lo diciamo al microfono di Calabria Magnifica, questa è Calabria Straordinaria, è un progetto che serve non solo a promuoverci fuori, ma che faccia acquisire a noi stessi la consapevolezza di essere meno autolesionisti. Nel frattempo noi risolveremo una serie di punti di debolezza che pure esistono: l'acqua, i rifiuti, il mare, maggiori collegamenti, però i latini dicevano primum vivere, cioè funzioniamo intanto anche così. Siamo più raggiungibili di quanto spesso ci raccontiamo, bisogna allungare la stagione, per cui questo è uno degli eventi che ha partecipato al mio bando sugli eventi sportivi agonistici non professionistici, visto che non avremo mai le Olimpiadi, non avremo mai, almeno per i prossimi 50 anni, Milano Cortina 2026. Fra questo evento, un evento simpaticissimo, magari in metalassine, ci sono testimoni, insomma abbiamo gli hotel pieni già da giugno, li avremo anche a settembre, perché sono tutti eventi che vengono finanziati per il fuori stagione, perché non servo io per portare la gente ad agosto, c'è sempre stata. Nel frattempo dobbiamo migliorare i servizi e pensare che il turismo... Io ne sto parlando molto perché forse ci avevamo dimenticati, no? Anche questa nostra storia può rappresentare non solo il 12% come oggi di PIL, ma arrivare a essere il 25-30%, significa tanti posti di lavoro vero. Secondo classificato, grande applauso per il nostro Cristian Gigliotti. Cristian Gigliotti, secondo classificato, ecco qui, ci siamo veramente.
premiato da Pomiro. Bravissimo, bravissimo davvero. E allora voglio sentire adesso da tutti voi, voglio sentire una prima classificata Nat Festival 2022, Giulia Gigliotti. Capisce da fare comunque sia una descrizione tecnica, ma vogliamo dire qualcosa su questa ragazza, è stata straordinaria, è stata...